adesso ascolteremo veramente delle cose estremamente importanti. Io non voglio andare sotto l'aspetto della legalità, sotto l'aspetto della mafia, che sono... La mafia è un cancro, proprio, in modo più assoluto. Però io vi voglio dire a voi che dovete compartecipare a tenere il proprio paese nella legalità, ma nelle attività quotidiane, in ciò che facciamo normalmente. Abbiamo qua, come ci giriamo? Abbiamo Patrizia che svolge un'attività di volontariato, è qui che stamattina a dare la possibilità a tutti noi di poter fruire della sala polivalente, si è messa a disposizione per le luci, per qualsiasi cosa, un'attività di volontariato, e lo fa per tutti quanti noi, così come Maria Carmela Ricci. È qui che tutte le volte, quando gli è possibile, perché non è la sua attività primaria, lei con il volontariato riesce a divulgare ciò che accade a caso, ma non solo a caso, neanche nelle città vicine. Quindi sono attività che ognuno di noi deve fare. E quindi io vi invito fortemente da sindaco a poter partecipare alle attività di tutta la nostra comunità e oggi di essere estremamente attenti. Ve lo dico, di essere estremamente attenti, anche se io mi sono dilungato, perché abbiamo un grandissimo onore e questa giornata ce la dobbiamo vivere tutti quanti assieme. E l'ultimo ringraziamento alla preside che ci ha dato questa possibilità, veramente grazie. Io sarò anche ad Altino oggi pomeriggio perché non mi voglio perdere, e a tutti i docenti. Grazie a voi, grazie ragazzi. Grazie sindaco. Lasciamo con Parelli, se vuole due parole di saluto, maresciallo. Prego, maresciallo. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Come loro già sanno, noi annualmente con il mio capitano facciamo degli incontri con gli studenti proprio per trattare il discorso del tema della legalità. Quindi a breve ci vedremo lì presso l'Istituto Superiore, così come pure alle scuole medie, quindi come ogni anno. Quindi vi abbraccio a tutti, gran parte mi conoscono perché quotidianamente io sto in mezzo a loro, quindi penso che riprovo così come Casoli anche per Altino e Roccascalegna, un altro paesino che sta vicino a noi. Fate tesoro di quello che oggi vi viene detto, perché quando noi veniamo lì da voi, sapete, entriamo molto negli aspetti più pratici di quello che soprattutto avviene nel nostro territorio. Buon lavoro e mi raccomando, ascoltate, perché penso che dopo dovranno rendere conto pure loro agli insegnanti, penso, su quello che state trattando. Per rendere conto, essere consapevoli. A parte essere consapevoli, però dopo penso che dovranno proseguire pure il lavoro che già stanno facendo. Buona giornata a tutti. Insieme alla signora Marisa, sono momenti particolari perché, ragazzi, provate a capire un familiare cosa vive in questi momenti, rivedere delle scene e nello stesso tempo parlare a voi. Contestualmente vi presento ufficialmente il mio amico, perché penso di poterlo dire, l'ho conosciuto a Roma sul pullman, avevo un'agenda rossa in mano, io l'avevo da una parte, lui dall'altra, ho detto chiedo scusa, mi presento, Massimiliano, lei chi è? Perché vedo l'agenda, sono Paolo Childo De Chiara. E da quel giorno siamo diventati amici, perché Paolo mi dice sempre: Massimiliano, qualsiasi cosa mi dici, io sono a tua disposizione. Lui ha tanti impegni, gira tutta l'Italia, scrive libri, sta facendo un docufilm, mi sembra, si sta documentando su altre storie di mafie, ha scritto i libri Testimoni di giustizia, I veleni del Molise e non in ultimo Il coraggio di dire no, Lea Garofalo. Quindi ufficialmente lo accogliamo con un applauso, Paolo De Chiara. Io ho pensato anche a voi, per un pensierino alla fine. Allora, prendiamo le postazioni, vi potete accomodare. E senza perdere troppo tempo, del movimento Agende Rosse vi documentate online, approfondite, diciamo, le conoscenze. Passo subito la parola al dottor De Chiara per la sua relazione e poi alla signora Marisa Garofalo. Quindi passo la parola a Paolo. Ah, c'è il fisso? Okay.
Allora, buongiorno, grazie innanzitutto alla Presi, no? La dirigente scolastica. Io resto pure in piedi così magari mi trovo meglio. Ringrazio la Presi, la dirigente scolastica. Io purtroppo sono abituato a utilizzare questo termine preside, perché quando andavo a scuola io si utilizzava questo termine. Grazie a voi, grazie a Massimiliano per l'organizzazione di questo evento delle agende rosse, questa agenda che da qualche anno Salvatore Borsellino innalza al cielo per ricordare la morte del giudice Paolo Borsellino, no? Prima qualcuno diceva siamo un paese senza memoria, questo lo diceva nel 1970 Pierpaolo Pasolini. Siamo un paese senza memoria, un paese senza memoria, un paese senza storia. Noi siamo un paese senza storia, siamo un paese che continua a commemorare, è giusto commemorare le vittime di mafia, è giusto ricordare Falcone, Borsellino, Lea Garofalo, Peppino Impastato, tutte le persone che sono morte per la nostra libertà, ma non basta. Non basta la commemorazione, siamo stufi di commemorare queste persone. Noi le persone le dobbiamo difendere in vita, non le dobbiamo ricordare e commemorarle dopo la morte. Tutte queste persone, no? Che ricordiamo in continuazione, il generale Dalla Chiesa, i magistrati, i giornalisti, Giancarlo Siani, le persone, cittadini normali che hanno fatto semplicemente il loro dovere, perché sono state ammazzate da queste schifose organizzazioni criminali? Perché sono rimaste da sole, isolate. Tutte le persone che sono state ammazzate sono rimaste isolate. Ringrazio quindi i docenti di questa scuola per il loro contributo, perché oggi in questo paese deve molto a questa istituzione, alla scuola, anche se qualcuno ogni tanto con queste pseudo riforme vorrebbe cancellare, perché la scuola, come diceva Don Milani, un certo tipo di scuola dà fastidio, perché fa ragionare i ragazzi con la propria testa. Voi dovete capire una cosa molto semplice, dovete ragionare con la propria testa, dovete dire sì quando siete convinti che è giusto dire sì in quel momento, e dovete avere il coraggio di dire no quando quel no è giusto secondo il vostro punto di vista. Voi non dovete abbassare la testa di fronte a nessuno. E come non si com'è possibile non abbassarla la testa di fronte a nessuno? Qual è lo strumento che voi avete tra le mani? È la conoscenza, lo studio. Soltanto con lo studio voi potete tenerla alta questa testa nei confronti di tutti. E ringrazio anche il sindaco, no, per le sue parole, perché è importante che il primo cittadino insomma dia la possibilità che parli e che tocchi il territorio con mano e che lanci questi messaggi. Le forze dell'ordine, oggi abbiamo la presenza del luogotenente dell'arma dei carabinieri, forze dell'ordine, magistrati. E anche se qualcuno in questo paese continua a delegittimare sia le forze dell'ordine che i magistrati, io sono convinto che bisogna avere rispetto. Il rispetto è la cosa principale verso tutti, verso chi ha un colore di pelle diverso dal nostro, verso chi ha una cultura diversa dalla nostra, verso chi parla una lingua diversa dalla nostra, verso chi la pensa in maniera diversa dalla nostra. La prima cosa è il rispetto, e lo dice l'articolo 3 della Costituzione. Lei ha richiamato la Costituzione, l'articolo 3: siamo tutti uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di altri motivi, no? Che potrebbero dividere, ma non sono motivi che dividono, sono motivi che dovrebbero unire le varie culture, quella è la ricchezza. E non in ultimo, ringrazio Marisa Garofalo. Marisa Garofalo, avete capito benissimo, è la sorella di Lea Garofalo. Marisa Garofalo sta girando l'Italia da anni ormai per non solo ricordare la sorella, non solo ricordare la storia di Lea, la storia drammatica di Lea Garofalo, ma per incontrare, per mettersi a disposizione per incontrare studenti, si mette a disposizione per far capire che la memoria, per ritornare a questo concetto fondamentale, è necessaria.
Noi in questo paese strano, Pasolini diceva, perché ripeto sempre Pasolini? Perché Pasolini è un personaggio, un poeta, ho capito il trucco, bisogna mantenere lo spinotto qui sotto. Pasolini in questo paese è stato ammazzato nel 1975, ancora oggi non conosciamo gli assassini e i mandanti del delitto, del massacro del poeta ucciso ad Ostia. Oggi Ostia è tornata di attualità perché ce la siamo dimenticata negli scorsi anni, no? A quei soggetti, a quei mafiosi, a quelle bestie che risiedono in quel territorio, non gli abitanti, quelle persone che fanno i loro affari, no? Con la complicità di qualcuno, perché c'è sempre la complicità di qualcuno a livello politico, e ci siamo accorti che anche ad Ostia c'è la mafia. Ad Ostia nel 1975, nella notte del 1 e 2 novembre, ritorna sempre questo mese novembre, no? E viene massacrato il poeta, il grande poeta italiano, l'ultimo intellettuale di questo paese, e l'abbiamo lasciato massacrare e non sappiamo chi è stato. Conosciamo gli assassini di Giovanni Falcone? Conosciamo i mandanti della strage di Capaci? No, non li conosciamo. L'agenda rossa, perché Salvatore Borsellino gira l'Italia con questa agenda rossa al cielo? Perché a Caltanissetta, ad esempio, si sta svolgendo il quarto processo per capire i mandanti e gli esecutori della strage di via D'Amelio. E non conosciamo nulla in questo paese, ma è una storia che si ripete. Cioè già dall'unità d'Italia abbiamo questi problemi, no? Lo sbarco di Garibaldi in Sicilia, certo. 1860, con l'aiuto della mafia e dello Stato savoiardo compiacente. L'arrivo di Garibaldi a Napoli, 1860, addirittura in prefettura si svolge un incontro tra il prefetto di polizia Liborio Romano ed esponenti della Camorra per permettere l'ingresso di Garibaldi a Napoli. 1947, strage di Portella della Ginestra, come ci continuano a raccontare che un ragazzino di 17 anni ha ammazzato Pierpaolo Pasolini, ci continuano a raccontare che il bandito Giuliani ha ammazzato gli operai, ha ammazzato la gente, i contadini su quella piana nel 1947, il primo maggio. Ma la storia non è andata così, perché c'erano anche presenze della CIA quando viene compiuta la strage di Portella della Ginestra. È tutto un fil rouge che unisce i vari episodi, i vari misteri italiani. E quello di Le Garofalo rientra nei misteri italiani, anche se sono stati individuati i responsabili. Le Garofalo, chi è Le Garofalo? Le Garofalo è una donna, una femmina calabrese che non ha mai abbassato la testa. Lea Garofalo nasce in un contesto mafioso. Lea Garofalo sente il puzzo dell'andrangheta. Il padre, Antonio, viene ammazzato 8 mesi dopo la sua nascita, nel 1975. Il fratello, Floriano, viene ammazzato nel 2005. Quindi Lea Garofalo conosce questa gente, li guarda in faccia. Ma non ha mai abbassato la testa Lea Garofalo, come Peppino Impastato. Anche Peppino Impastato nasce in un contesto mafioso, in un contesto criminale. Il padre era il boss del posto, no? Cinisi. E Peppino Impastato aveva il coraggio, però, in quegli anni in cui nemmeno si nominava la parola Cosa Nostra, mafia, lui aveva il coraggio di urlare per le strade, nella sua radio auto, scusate il termine ma non l'ho utilizzato io, lo utilizzava lui, che la mafia è una montagna di merda. E non è che lui lo urlava nel 2017, oggi lo possiamo dire apertamente, no? Qualcosa è cambiato, finalmente, almeno possiamo utilizzarle queste parole, ma all'epoca no. All'epoca lì c'era un certo Badalamenti faceva parte del triumvirato di Cosa Nostra insieme a Bontade, poi eliminato dai Corleonesi, e insieme a Luciano Leggio,
che è il capostipite dei corleonesi, poi verrà sostituito poi da Totò Riina, detto Ucurtu. Quello che ancora oggi lo lasciamo fare, perché noi siamo che lo lasciamo fare all'interno del carcere, no? Quando parla con l'esponente della Sacra Corona Unita, dice che Di Matteo, il magistrato Di Matteo, oggi non più a Palermo, a Roma, finalmente, deve fare la fine del tonno, dei tonni nella tonnara. Addirittura deride, utilizzando questo esponente della Sacra Corona Unita, ricordando le stragi di questo paese. Dice, quando c'è stato il botto, e quando c'è stato il botto sono morti magistrati, sono morti appartenenti alle forze dell'ordine, ci sono stati feriti, hanno colpito nel cuore dello Stato quando c'è stato il botto, e lui ride con questo esponente, ha detto adesso dobbiamo fare un botto ancora più pesante, ancora più grande contro Di Matteo. Chi è Di Matteo? Di Matteo è un magistrato che sta facendo semplicemente il proprio dovere. Cioè, togliamoci dalla testa queste parole inutili, gli eroi non esistono, gli eroi sono un'invenzione, gli eroi a noi non servono, noi non abbiamo bisogno di eroi, lo diceva Brecht. Sventurato quel paese che ha bisogno di eroi, noi non vogliamo gli eroi, noi vogliamo persone normali. Giovanni Falcone non era un eroe, Giovanni Falcone era un magistrato che faceva semplicemente il suo dovere, il generale della Chiesa non era un eroe, era un appartenente alle forze dell'ordine che ha sempre fatto il suo dovere, da capitano dei carabinieri quando era a Corleone, contro il terrorismo e contro la mafia, mandato insomma al macello da prefetto a Palermo in quegli anni. E allora cominciamo a cancellare, cominciamo a sostituire le parole inutili con parole utili, perché noi attraverso le parole, perché come li possiamo combattere questi fedenti? Come li possiamo combattere? Non certo prendendo un'altra pistola e rispondendo con le armi a quella mentalità balorda che rientra in quel concetto criminale, no? Li possiamo combattere con gli esempi. Facendo il nostro dovere nelle piccole cose. Se io ho questo tappo, io il tappo non lo butto per terra, perché io devo avere rispetto dell'ambiente, no? Perché c'è la signora che fa volontariato, perché la signora che fa volontariato poi deve raccogliere il tappo che io butto per terra, o no? E noi il tappo non lo buttiamo per terra. A Casoli, il cittadino che fuma, indipendentemente se per le vie di Casoli ci sono i contenitori per le cicche, non butta la cicca per terra. Poi lo raccoglievo io, Massimo. Non butta la cicca per terra. La cicca se la mette in tasca, questo è il rispetto, le piccole cose. Non dovevamo andare tutti a Palermo davanti alla procura di Palermo a difendere Di Matteo, no, perché ci sono persone che hanno creato dei gruppi, delle associazioni, delle come si chiamava quella in difesa di Matteo a Palermo, che si organizzavano e si schieravano davanti alla procura di Palermo per difendere metaforicamente il magistrato, la scorta civica del magistrato Di Matteo. Non dobbiamo scendere tutti a Palermo, nelle piccole cose noi possiamo mettere i bastoni tra le ruote, perché andiamo a scalfire quella mentalità schifosa, quella mentalità criminale. Quindi quando Peppino Impastato diceva le mafie sono una montagna di merda, noi questo ce lo dobbiamo scolpire in testa e lo dobbiamo ripetere senza vergogna, perché attraverso le parole noi li delegittimiamo, e Lea Garofalo attraverso le parole le ha delegittimati, perché che fa Lea Garofalo? Lea Garofalo abbandona la sua terra, no? Perché si vuole staccare da questi personaggi e va in un altro ambiente, a Milano. A Milano, facciamo un altro inciso, non esistono isole felici. Attenzione quando qualcuno vi dice, io vengo dal Molise, siamo confinanti, siamo cugini, no? Stavamo insieme prima, malauguratamente ci hanno divisi, ma forse ritorneremo insieme. Perché non ha motivo di esistere una regione di 300.000 abitanti come il Molise. Ostia fa quasi 300.000 abitanti, il Molise fa 300.000 abitanti. Vedete, se per logica noi possiamo... Comunque, questo è un altro discorso. Lea Garofalo lascia il suo ambiente criminale, conosce quel tizio, no?
Io non voglio utilizzare il termine per rispetto soprattutto delle donne e per rispetto delle ragazze, quindi evito di utilizzare il termine ad hoc per quel tizio che avete visto, no? Che leggeva in maniera stentata la lettera, Carlo Cosco. Carlo Cosco è stato il compagno, il padre della figlia di Lea, Denise. E allora Lea Garofalo è piccolina, è una ragazzina quando incontra nella sua vita e si innamora di questo soggetto, di Carlo Cosco, e quindi pensa che avendo questa relazione, lasciando il paese, andando a Milano, dove addirittura qualche ministro dell'interno negli anni passati diceva a Milano le mafie non esistono, a Milano le mafie non esistono, e poi ci siamo accorti che addirittura cassieri di partiti politici della Lega Nord che diceva Roma ladrona, Bossi, no, ve lo ricordate Bossi? Poi è stato sostituito degnamente, riciclava il denaro sporco dell''Ndrangheta a Milano. Questo perché? Perché vi dico questo? Perché non esistono zone franche, non esistono isole felici. Nella mia regione ancora continuano a dire il Molise è un'isola felice, ma non è così. Le mafie nella mia regione sono presenti da 30 anni, siamo in Abruzzo, il problema ci riguarda tutti da vicino, da voi in Abruzzo ci sono le mafie. Le ricostruzioni che sono state fatte in questa regione sono state fatte dalle mafie. Qui si continua a riciclare denaro sporco. In questa regione risiedono appartenenti a organizzazioni criminali. Non esistono zone franche. Quindi Lea Garofalo si trova a Milano con quel soggetto, Carlo Cosco. Ma non è cambiato nulla, perché a Milano questi sono 30 anni, in Viale Montello, che oggi è stato distrutto, quella struttura è stata acquistata e ci faranno altre strutture, in quel Viale Montello, questa è una struttura pubblica, no? Perfetto, immaginate questa struttura, questa è una struttura pubblica come Viale Montello, quel comprensorio a Milano, è una struttura pubblica gestita da 30 anni dall''Ndrangheta. L''Ndrangheta che faceva? Perché utilizzava quella struttura pubblica? E nessuno diceva nulla, proprietà dell'ospedale maggiore di Milano. Per 30 anni nessuno ha speso una parola. Come ad Ostia, per tanti anni nessuno ha speso una parola. Poi va il giornalista di turno, fa una domanda e che prende la testata e gli spaccano il naso. Quindi lì per 30 anni che cosa facevano? Nascondevano latitanti. Smerciavano droga, armi, c'era il quartier generale dell''Ndrangheta calabrese a Milano. E Lea Garofalo lì che succede? Lì che fa? Cosa vede? E non termina l'esistenza, diciamo, negativa legata a questo sistema criminale, perché proprio in quel comprensorio vede ammazzare un certo Antonio Comberiati. Lei è testimone, in diretta perché non l'ha visto, però ha sentito di questo omicidio. Allora capisce che non può stare lì, prende la figlia, vi racconterà nei particolari Marisa, che è giusto che lo racconti la sorella, prende la figlia e lascia, ha il coraggio di lasciare il suo uomo, ovvero il padre di sua figlia, e lì succede, scoppia l'inferno, perché secondo quella mentalità criminale la femmina, così si dice in Calabria, no? Non può abbandonare il marito. La femmina deve camminare con la testa bassa e deve fare tutto quello che dice l'uomo. Guardate, fa un'altra piccola parentesi, la dobbiamo aprire. Purtroppo non è un problema che riguarda soltanto una mentalità mafiosa, eh? È un problema questo che riguarda la mentalità di noi italiani. Perché addirittura siamo costretti a fare una legge sul femminicidio. In un paese civile non si fa una legge sul femminicidio, cioè deve essere una cosa normale non alzare un dito nei confronti delle donne. In questo paese gli uomini ammazzano le donne, e la legge che è stata emanata, definita contro il femminicidio, non serve a niente, perché non serve una legge. Sì, è necessaria magari per aumentare le pene, ma se non si cambia la mentalità gli uomini continueranno ad avere poco rispetto per le donne. Lea Garofalo prende sua figlia Denise e scappa, gli bruciano tre macchine. Alla terza macchina dice: io che devo fare? Mi devo affidare allo Stato, e si affida a un magistrato di Catanzaro, Salvatore Dolce, e per 3 giorni questo magistrato, che oggi
è alla DNA, Direzione Nazionale Antimafia Salvatore Dolce, per 3 giorni riempiono questo verbale, no? Per 7 anni Lega Garofalo entra nel programma di protezione come collaboratrice di giustizia, altra stortura, no? C'è una bella differenza tra i collaboratori di giustizia ex mafiosi che facevano parte di un'organizzazione criminale che poi decidono per una questione di convenienza personale, ovvero per avere uno sgravio di pena, di saltare il fosso e di collaborare con lo Stato. I testimoni di giustizia no, i testimoni di giustizia sono un'altra cosa, sono persone che possono anche avere rapporti di parentela con queste organizzazioni criminali, come Peppino Impastato, come Rita Atria. Chi è Rita Atria, no? Tu lo sai benissimo, Rita Atria era la picciridda di Paolo Borsellino, 17 anni Rita Atria, padre mafioso, madre più mafiosa del padre, fratello mafioso, fidanzato mafioso, tutti mafiosi. E Rita Atria incontra Paolo Borsellino, infatti lo chiama zio Paolo. Bello, era un bell'uomo Paolo Borsellino, e lo chiama zio. Rita Atria, quando poi verrà ammazzato Paolo Borsellino, sapete cosa fa? Si trova in località protetta, si trova a Roma, apre la finestra della sua casa e si butta dalla finestra, perché non c'è più la presenza di questo magistrato che le ha aperto una nuova strada, facendole capire che è possibile staccarsi da questi ambienti criminali. E quindi Lega Garofalo dal 2002 al 2009 racconta, denuncia, parla dei rapporti familiari, parla di Cosco, parla di tutti gli affari criminali di questa organizzazione criminale. In questo paese non viene istituito un processo, non viene aperto un processo per verificare le dichiarazioni di Lega Garofalo. Perché in questo paese succede sempre tutto dopo. Viale Montello viene sequestrato dopo la morte di Lega Garofalo. Quando Lega Garofalo era in vita, sapete come veniva definita Lega Garofalo? Non da cittadini normali, ma da appartenenti dei NOP. Allora io, bisogna avere rispetto per le forze dell'ordine, bisogna avere rispetto per i magistrati, bisogna avere rispetto per tutti. Ma se ci sono delle mele marce, se ci sono delle pecore nere, abbiamo il dovere di dirlo. INOP è un gruppo interforze composto da carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza a tutela dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia. Quando Lega Garofalo risiedeva in Molise, alcuni appartenenti di INOP l'hanno definita, e non utilizzo il termine per rispetto delle donne, una prostituta, ma non era questo il termine utilizzato da queste persone che dovevano difendere Lega Garofalo. È stata definita una tossica. È una pentita. Non era una pentita perché era una testimone di giustizia. Non era una prostituta perché non era una prostituta. E non era nemmeno una tossica. In vita è stata trattata in questo modo. Quando è morta, adesso vediamo le bandiere di Lega Garofalo disseminate in tutto il paese per ricordare questa donna. Le persone si devono tutelare in vita, non dopo la morte. E io non voglio dilungarmi perché voglio ascoltare, e dovete ascoltare anche la testimonianza di Marisa. Come finisce l'esistenza in vita di questa donna? Lega Garofalo in questo mese, 24 novembre del 2009, si trova a Milano, l'avete vista l'immagine, pure l'ultima immagine di questa passeggiata di Lega Garofalo e Denise nei pressi dell'Arco della Pace a Milano. Le due donne stanno passeggiando, devono rientrare in Calabria, hanno già il biglietto per rientrare la stessa sera, la sera del 24 novembre in Calabria. Non rientreranno mai in Calabria, non utilizzeranno mai quel biglietto per prendere il treno. Perché? E andiamo subito al secondo grado di giudizio, senza, insomma, perché nel primo grado di giudizio c'era l'ipotesi del corpo sciolto nell'acido, in 50 litri di acido. Poi è sbucato questo collaboratore di giustizia, questo Carmine Venturino, l'ex fidanzatino di Denise, ha raccontato ai magistrati, dice: guardate, noi non l'abbiamo sciolta nell'acido a Lega Garofalo, le cose sono andate così. Denise, cioè quella macchina con le quattro frecce accese, no?
avete visto nel filmato. Denise viene caricata in macchina, veramente sale anche Lea Garofalo in macchina. La proposta di Carlo Cosco è andare a salutare i parenti in Viale Montello. Lea Garofalo scende immediatamente dalla macchina, dice: non ci voglio venire. Questo lo dirà Denise durante le udienze milanesi. Io non voglio venire a salutare i tuoi parenti a Viale Montello. Si decidono che Denise, prima di ritornare in Calabria, fare un salto lì a Viale Montello per salutare i parenti. Lea Garofalo resta da sola, si siede su una panchina. Carlo Cosco accompagna Denise in Viale Montello, poi ritorna, prende Lea Garofalo e se ne vanno. La telecamera non può più seguire il percorso. Marisa Garofalo chiama Lea Garofalo, la sorella, il telefono è spento. Lea Garofalo viene portata in un appartamento di un certo Massimiliano Floreale, amico del gruppo criminale. In questo appartamento, con una scusa, perché era soltanto una scusa quella di farle vedere, visitare l'appartamento, perché l'idea di ammazzare Lea Garofalo, di eliminare Lea Garofalo, nasce negli anni 2000, quando lei comincia a collaborare. Carlo Cosco chiede il consenso all'Ndrangheta in carcere, contatta dei carcerati, boss di Ndrangheta, e chiede il consenso, perché per fare un omicidio del genere serve il consenso dell'Ndrangheta. Il consenso dell'Ndrangheta non arriva, perché in quel momento l'Ndrangheta è impegnata in una guerra tra cosche e quindi non può essere distratta con affari personali di un affiliato, che poi all'inizio era pure un di bassa lega. Resta un guappo di cartone Lea Garofalo, tutti questi mafiosi, cioè non immaginiamo il mostro di fronte a noi, perché questi non rappresentano qualcosa di invincibile. Lo diceva lei utilizzando le parole di Falcone: non sono invincibili, sono invincibili, sono persone normali, sono persone normali che fanno leva sulla paura delle persone per bene, questo è il punto. E di legami forti, che purtroppo ci sono, e come diceva Paolo Borsellino, vanno troncati. Lea Garofalo viene portata in questo appartamento, per concludere. In questo appartamento ci sono tutti gli appartenenti a questo clan criminale. Immaginatela, questi vigliacchi, no? Sei uomini contro una donna. Lea Garofalo viene presa a pugni. C'è la perizia che spiega: tutta la faccia tumefatta, il naso storto, rotto. È Carmine Venturino che racconta, quando io nell'appartamento, descrive l'appartamento, c'è questa donna nascosta sotto un divano, con la faccia piena di lividi, utilizzeranno un cordoncino per strangolarla, la nasconderanno dentro delle lenzuola che troveranno in questo appartamento, la inseriranno in una scatola di cartone, no, prestata da quel cinese, che poi gli presta pure il pullman, per il camioncino, per il tentativo di sequestro del 5 maggio 2009 nella mia regione, a Campobasso, fallito. E Lea Garofalo in questo cartone viene spostata in una macchina e resterà tutta la notte in questa macchina, il corpo senza vita di questa donna. Quando Marisa Garofalo chiama la sorella, non potrà rispondere la sorella, perché il telefono viene passato, perché scendono dall'appartamento, poi si dividono, prendono il telefono e lo spaccano, buttano la scheda e i pezzi li vanno a buttare nei tombini. Quindi quando tu chiami tua sorella non può rispondere, che innanzitutto perché già è morta e poi perché il telefono già è stato distrutto. Passerà tutta la notte in questo cartone, in questa macchina, in questa station wagon. Perché il wagon? Perché il giorno dopo il corpo viene portato in provincia di Monza, San Fruttuoso, in una zona industriale. Il giorno dopo, la mattina presto, il corpo viene portato lì, con la complicità delle persone che vivono lì, con la complicità, molti sapevano di questa cosa, ma tutti durante il processo, tu eri presente, hanno negato queste circostanze. Lì c'erano degli zingari a fianco a quella struttura di San Fruttuoso e il corpo è stato bruciato per 3 giorni, no?
L'odore, la puzza della carne bruciata si sente, nessuno ha speso una parola per dire scusate, ho sentito una puzza strana. Il corpo viene messo in un bidone, che avete visto, è quel bidone che è apparso in quella sequenza, viene buttata a benzina e per 3 giorni bruceranno il corpo di Lea Garofalo. Alla fine i resti, quali sono i resti? La collana che Lea Garofalo portava, un coltellino che aveva sempre attaccato alle chiavi, un coltellino piccolo, e i denti, perché tutto si brucia tranne i denti. E butteranno tutto in un tombino, addirittura nemmeno con l'esame del DNA sono riusciti a capire di chi fossero i resti trovati in quel tombino. Sapete come sono arrivati a Lea Garofalo? Grazie a una lastra di Denise, una lastra che viene fornita di un intervento ai denti, una lastra, no? Viene fornita al magistrato, fanno i riscontri e c'era un intervento che era compatibile con i denti trovati, 3 resti, parliamo di 2800 frammenti ossei. Il pezzo più grande era di queste dimensioni, 1 o 2 pezzi, gli altri pezzi erano quasi polvere. E questi soggetti sono stati condannati all'ergastolo, tranne uno. Il collaboratore di giustizia, il fidanzatino di Denise, verrà condannato a 25 anni di carcere, gli altri prenderanno l'ergastolo, però c'è un soggetto, Giuseppe Cosco, detto Smith, lo chiamano Smith perché questo quando parla non è che ragiona, utilizza la pistola, la Smith & Wesson, no? Perciò lo chiamano Smith. A piede libero, oggi può andare dove vuole. E quindi io chiudo con questa descrizione drammatica, ma bisogna conoscerle anche queste cose drammatiche per capire la malvagità, per capire la bestialità, anche se le bestie e gli animali non si comportano in questo modo, tra di loro. E prima abbiamo nominato Don Lorenzo Milani, io questa la dico sempre quando vado nelle scuole, questa frase, perché fa capire molte cose, poche parole fanno capire un concetto essenziale. E Don Milani è fondamentale, no? Don Milani aveva un'idea di scuola completamente diversa di quello che abbiamo noi oggi. Don Milani guardava gli ultimi e diceva: gli ultimi devono raggiungere i primi, i poveri, che all'epoca venivano esclusi dalla scuola pubblica, devono raggiungere i primi. E con la sua scuola di Barbiana ha ottenuto il risultato, perché quei contadini, quelle persone che erano state scacciate dalla scuola pubblica, sono diventati tutti dei validi professionisti. E Don Lorenzo Milani, e chiudo e mi scuso per questo intervento un po' lungo, Don Lorenzo Milani dice una cosa fondamentale, la diceva ai suoi ragazzi, e ricordatevele sempre queste parole: ogni parola che non imparate oggi, quindi perciò dovete essere informati, dovete studiare, non tanto per dare soddisfazione alla preside, alla docente, ai genitori, ma per voi stessi, soprattutto per voi stessi. Quindi ogni parola che non imparate oggi è un calcio nel culo che prenderete domani. E sta a noi, a voi, decidere se continuare a prendervi i calci nel culo o se cominciare a dargli i calci nel culo, sempre metaforicamente parlando. Grazie. Siamo noi tutti che ringraziamo con questo applauso vostro, ragazzi, il dottor Paolo De Chiara per questa sua esposizione, anche se di fatti dolorosi, tristi, però è giusto, come dice lui, a volte conoscere i fatti per quelli che sono. Adesso io mi permetto, scusate se mi risiedo, dal libro di Paolo De Chiara, Il coraggio di dire no, Lea Garofalo, la donna che sfidò la 'ndrangheta, vi leggo questo passo e poi vi dico di chi sono queste parole. Naturalmente la 'ndrangheta è solo dolore, dispiacere e buio totale. Mia sorella, l'avete capito, non meritava di fare questa fine. Era una ragazza con molti sogni e con molte cose che voleva fare.
Era una ragazza generosa, ha fatto il proprio dovere, quello che dovevamo fare tutti. Lei si è esposta in prima persona, ha pagato il prezzo più caro, che è la vita. Lei aveva voglia di vivere, di fare tante cose per lei e per sua figlia Denise, cose che rimpiangeva di non aver fatto in passato. Lea leggeva tantissimo, voleva continuare a studiare. Era appassionata di Saviano, Falcone, Borsellino e Peppino Impastato, del codice penale, e amava ascoltare le canzoni di Fabrizio De André. I suoi gusti hanno influito sulle sue scelte di vita. Non aveva una cultura mafiosa o arretrata come c'è nel nostro paese. Era una donna molto avanzata. Queste sono le parole della signora Marisa Garofalo, che vogliamo accogliere con un applauso e alla quale passo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare la preside per l'invito. Grazie preside, è stata gentilissima. Ieri sera siamo stati anche insieme. Io dico, fate tesoro quando trovate veramente dei collaboratori, dei dirigenti, degli insegnanti attenti anche a queste tematiche. La preside è una persona veramente eccezionale, per un po' che abbiamo parlato, molto, molto attenta e si impegna tantissimo. Ringrazio il sindaco, il maresciallo dei carabinieri, scusate se i nomi senza occhiali non li vedo, il dottor Tiberini, il maresciallo Comparelli e poi il parroco Don Gennaro, tutte le insegnanti. Ringrazio anche il mio amico il dottor giornalista Paolo De Chiara, grazie Paolo per essere sempre presente, e infine te Massimiliano, grazie per l'invito e grazie per tutto quello che fai per il bene comune. Ecco, allora, come diceva prima Massimiliano, Lea era mia sorella. Lei è stata la prima testimone di giustizia di Bettilia Policastro in provincia di Crotone. Sin da piccolo Lea manifestava questo suo atteggiamento un po' ribelli, perché ricordo che a scuola anche mamma a volte aveva difficoltà a gestirlo. Mamma lavorava nelle scuole, era una dirigente, una collaboratrice scolastica, quindi ogni tanto veniva chiamata dalle insegnanti perché era una ragazzina molto inquieta. L'altro giorno ho avuto il piacere di incontrare una sua ex compagna di scuola e mi ricordava, Marisa mi diceva, io ricordo sempre Lea con tanto affetto e la ricordo sempre che ci difendeva. Questa ragazza in realtà proveniva da una famiglia molto povera, erano 11 figli. E diceva, io andavo a scuola con i libri, mia mamma mi metteva i libri in una busta di plastica perché non avevamo la possibilità di comprare la cartella o lo zaino, e i nostri compagni, alcuni dei compagni ci prendevano in giro. Lei era sempre quella presente, sempre ci difendeva. Era la compagna che mi portava la merendina a scuola perché mamma non mi metteva niente, non mi dava niente per la merenda. E Lea era fatta così, era un po' anche il maschiaccio della classe, veniva considerata, perché spesso voleva partecipare anche a quelle attività che all'epoca erano rivolte solo ai ragazzi, tipo giocare a calcio, quando c'erano queste giornate durante l'ora
di educazione fisica che andavano fuori, Lea voleva giocare a calcio, i suoi compagni non la volevano e lei diceva sì, ma perché io non posso giocare a calcio, perché tu sei una bambina, perché tu sei una femmina, no, ma io lo posso fare, sicuramente lo faccio meglio di voi. Una volta ricordo anche che il parroco organizzò una corsa campestre solo per i ragazzi e lei volle partecipare, il parroco dice per me sì, va bene, però i compagni non ti vogliono, no, no, io vengo. E lei prese anche la medaglia quel giorno, orgogliosa perché aveva sconfitto i suoi compagni. Io dico sempre che la sfortuna di Lea è stata quella di conoscere questo ragazzo in età giovanissima, all'età di 15 anni, questo ragazzo che apparentemente sembrava una persona normale. Ma noi viviamo in un paesino di appena 1800 abitanti e ci conosciamo tutti. E quando mia mamma venne a conoscenza del fatto che lei frequentava questo ragazzo, incominciò a dire che non doveva più uscire perché non era il ragazzo adatto a lei. Lui comunque cercava sempre di farsi notare come una persona per bene, nel senso che a Lea diceva che andava a Milano per lavoro, quando veniva gli portava sempre dei regali, che lavorava come muratore. E quando mamma si opponeva a questa relazione, addirittura per un periodo non la fece nemmeno andare a scuola, e lui la convinse a fare la fuiutina, come si dice da noi, scappò via di casa. E dopo un annetto nasce Denise. Subito dopo la nascita di Denise andarono a vivere a Milano. A Milano Lea si accorse che il compagno in realtà non lavorava, perché di giorno stava in casa a dormire e la notte era sempre fuori casa. E ogni volta che lei lo invitava a cambiare, a trovarsi un lavoro, perché diceva abbiamo una figlia, abbiamo delle responsabilità, lui la prendeva a schiaffi. La picchiava sempre a sangue, lei era sempre piena di lividi. E quando nel 95 ci fu una retata a Milano, il compagno venne arrestato, Lea decise di andare a fare un colloquio per dire al compagno che voleva cercarsi un lavoro e che non voleva la bustarella mensile che gli altri li portavano a casa, gli altri appartenenti al gruppo dell'organizzazione di 'Ndrangheta. Lea dice: io voglio guadagnarmi i miei soldi, voglio garantire un futuro a Denise e voglio lavorare. Ma anche in quella circostanza lui la prese a schiaffi, questo sta anche agli atti processuali, si venne sospeso poi il colloquio. Da quell'istante Lea decide di andare via di Milano, di portare via Denise. Inizia così per Lea un percorso molto difficile, con tante paure, perché in realtà lei aveva paura per sua figlia e per sé. E tramite la conoscenza mia, un sacerdote del nostro paese, lei andò a vivere a Bergamo. A Bergamo conosce questa suora, Madre Grata, che apparteneva alle suore orsoline di Bergamo. Per Lea Madre Grata è stata come una mamma, perché è stata quella che l'ha accolta, quella che le dava sicurezza. E per un certo periodo si trovava bene lì a Bergamo, lei aveva trovato anche un lavoro e una casa. Ma subito venne rintracciata e le bruciarono la macchina. Così Lea cambiò di nuovo residenza, ma di nuovo venne ritrovata, le bruciarono il motorino e sempre in quell'anno decise di venire in Calabria, come faceva tutti gli anni,
quando a fine anno scolastico, a giugno, portava giù Denise e poi io la riaccompagnavo a settembre. In quell'anno venne da noi in Calabria, si era prestata la macchina di un suo amico e le bruciarono anche quella macchina. Allora lei decise che doveva affidarsi alle istituzioni e quella sera chiamò i carabinieri e da lì partì poi e tutte le testimonianze, le dichiarazioni, quello che Lea sapeva, venne così messa in un programma di protezione provvisorio, ma tutte le dichiarazioni che Lea aveva fatto, purtroppo Lea non è stata creduta, nel senso che le sue dichiarazioni sono finite in qualche cassetto della procura e mai prese in considerazione. Solo dopo la sua morte tutto quello che Lea aveva detto corrispondeva a verità. Così incominciò questo calvario, come lo chiamava anche lei, di programma di protezione. Inizialmente sembrava che andava tutto bene, ma venne tolta due volte dal programma di protezione perché non era una testimonianza all'epoca attendibile. Lea fece ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, dove poi venne riammessa nel programma di protezione. Ma dopo che venne riammessa nel programma di protezione cambiarono tante cose, nel senso che Lea non aveva documenti di copertura, non poteva lavorare, non aveva più un sussidio mensile, in pratica faceva la fame, nel senso che mamma ogni mese mandava quello che poteva, 300-400 euro al mese, ma erano comunque pochi con una bambina piccola. Lea decide così di abbandonare il programma di protezione. E ricordo quando mi chiamò una sera e mi disse: Marisa, mi venite a prendere perché voglio lasciare il programma di protezione. E io dissi: no, guarda che è rischioso, perché tra l'altro al paese c'è anche il tuo ex compagno che è uscito dal carcere, è molto rischioso. E lei mi disse: tanto se vogliono mi trovano anche qua, perché io non sono più protetta. E così abbiamo deciso con mio marito di andare a Campobasso, a Boiano, lei viveva in quel periodo, di andarla a prendere. E ricordo che quando lei ci venne incontro sulla strada, perché noi non conoscevamo la zona precisa, io non avevo più riconosciuto mia sorella perché era dimagritissima. In realtà faceva la fame, perché appena siamo entrati in casa lei mi disse: Marisa, se vai a comprare qualcosa da mangiare, perché sono giorni che non ho nulla a casa. L'altro ieri avevo chiesto anche 10 euro al barista se me li prestava e mi sono stati rifiutati anche quei 10 euro, mi hanno fatto perdere la dignità, lei diceva. Io non posso più vivere così. Venne così in Calabria durante le vacanze di Pasqua. In quel frattempo Denise, sotto richiesta del padre, che voleva incontrarla perché erano quasi 10 anni che non la vedeva, Denise scelse di incontrare suo padre e parlare con suo padre. Ma lui già aveva in mente questo suo piano omicidio nei confronti di Lea, e l'unico modo per arrivare a Lea era la figlia Denise. Difatti ogni volta che lui andava in Milano e scendeva, la copriva di regali. Ricordo un giorno era a casa di mia sorella, eravamo io e lei a prendere un caffè, dopo un po' arriva Denise con delle buste e mia sorella fa: da dove vieni? Cosa c'è in quelle buste? E lei fa: mio padre mi ha comprato dei regali. E lei ha fatto: tirali fuori, vediamo cosa ti ha comprato. Lei mise queste, aveva comprato dei pantaloni firmati, delle felpe, tutti indumenti molto costosi. E io vedo mia sorella che va verso un cassetto della cucina a prendere delle forbici.
Io ho cercato di fermare dicendo: ma cosa fai? Fai decidere a Denise se vuole tenere o meno questi vestiti, perché avevo capito già qual era la sua intenzione. E lei mi fa: tu fatti gli affari tuoi. Prese forbice, si mise a tagliare felpe, pantaloni, li rimise nella busta e disse a Denise: adesso le vai a buttare nella spazzatura. E Denise fa: mamma, c'è dell'altro, mio padre mi ha dato anche 200 euro. E lei ha fatto tirare fuori anche quei soldi, prese un accendino, bruciò quei soldi e disse a sua figlia: tu non indosserai mai quei vestiti e non spenderai mai quei soldi sporchi di sangue. E Denise aveva capito il messaggio, quindi lei diceva: continuerai a mettere gli indumenti che ti compro io alle bancarelle, perché altrimenti vuol dire che io ho sbagliato qualcosa. E se tu fai così io non ti riconosco. Ma Denise comunque sapeva come la pensava sua mamma, altrimenti avrebbe potuto anche nascondere quei soldi e non dirlo. Denise poteva anche scegliere da che parte stare, se stare dalla parte del padre o stare dalla parte della madre, anche se dalla parte del padre avrebbe sicuramente garantito un futuro economico. Ma Denise ha scelto Lea, ha scelto la via della giustizia e la via della legalità. Denise ora vive in un programma di protezione perché è stata la testimone più attendibile ai fini processuali, perché Denise ha avuto il coraggio di denunciare il padre e gli zii. Subito dopo la morte di Lea c'era il compleanno di Denise. Denise doveva festeggiare il suo 18° compleanno. Si stava un po' organizzando con la mamma cosa fare, se fare una festa in privato tra cugini e pochissimi amici. Ma Lea il 4 dicembre non c'era più. Lea era stata uccisa. E il padre le venne in mente di organizzare una mega festa quella sera del 4 dicembre. Io ricordo che le squillava continuamente il cellulare e disse a Denise: decidi tu, se per me puoi andare, decide. E lei disse: no zia, semmai sarà la sua festa, quella non è la mia festa. Io senza mamma non festeggerò mai il mio compleanno, soprattutto se me lo organizza lui, perché lui festeggia la morte di mamma con questo compleanno. 10 giorni dopo. E il giorno dopo ci alziamo verso le 10, lei si è alzata verso le 10 e di nuovo squilla il cellulare e mi fa: zia, mi sta chiamando mio padre e devo uscire un attimo. Io disse: Denise, se vuoi vengo con te, ti faccio compagnia. E lei mi fa: no zia, vado da sola. Subito 10 minuti torno a casa e dico: Denise, com'è andata? E lei mi fa: zia, quel deficiente mi aveva fatto un regalo. Ho detto: scusami, io non vedo nulla. E lei mi fa: aveva comprato una macchina per il mio compleanno. Ho detto: e tu? Zia, cosa me ne devo fare io di una macchina? Ho detto: anche perché non ho la patente. E lui mi ha risposto: ma per la patente ci vuole poco, in una settimana ti farò prendere la patente. E lei disse: ma mi puoi far ammazzare, lo sai che non comprerai il mio silenzio con una macchina. Questa era l'immensità proprio di una ragazza, e penso che tutti i ragazzi appena raggiungono la maggiore età sono un grande sogno, desiderio, quello di fare la patente e di avere una macchina. E Denise era figlia di Lea anche in questo, perché ha dimostrato che veramente questa ragazza Lea se l'è cresciuta da sola con le sue idee, perché Lea non ha mai abbassato la testa anche se ha avuto sempre difficoltà anche economiche.
ma non è mai scesa a compromessi. Denise ora vive in un programma di protezione perché ha denunciato. Lei sapeva che non sarebbe stato facile vivere in un programma di protezione, perché all'età di 10 anni già ha iniziato a vivere in un programma di protezione assieme a sua mamma. Sapeva benissimo cosa significava, perché programma di protezione significa anche non essere liberi. Denise non faceva le cose che fate voi adesso: uscire con gli amici, andare in palestra, fare delle gite, trovare il fidanzato. Queste cose Denise non le poteva fare. Poi andava a scuola, non aveva il tempo di socializzare, di conoscere bene le insegnanti, che la sera prima arrivava la telefonata che dovevano cambiare residenza e cambiare località. Non ha mai concluso un anno scolastico, ma nonostante sapeva che c'erano queste difficoltà, lei appena tornò da Milano, io dissi: Denise, io mi sono costituita parte civile. Nonna si è costituita parte civile, tu che intenzione hai? Lei mi disse: zia, io voglio la verità su mamma. Quindi anche io mi costituo parte civile, e siamo state entrambe le due testimonianze attendibili ai fini processuali, perché le altre testimonianze sono state tutte ritenute delle false testimonianze. E Denise io la vedo ogni tanto, apparentemente sta bene, ma vive anche con grosse difficoltà, perché è una ragazza sola, non ha più sua mamma, e ha comunque tanta voglia di vivere. Io sono orgogliosa di mia nipote, di avere una nipote che ha dei sani principi. Ritornando a Lea, io la ricordo sempre come quella, come la donna anche con tanti problemi, sempre con un grande sorriso, quella che aveva tanta voglia di vivere, tanta voglia di fare, sempre in difesa delle persone più deboli. Le persone che l'hanno conosciuta me la ricordano sempre con tanto affetto. Purtroppo noi viviamo in un paese dove prevale questa cultura mafiosa. A volte essere mafioso non significa che il mafioso è solo la persona che uccide, la persona che spaccia droga. Ma il mafioso è anche quella persona che non rispetta le regole. Quindi, come diceva Rita Atria, dobbiamo sconfiggere prima la mafia che c'è dentro di noi. E Lea l'ha fatto, perché Lea da sola ha sconfitto un intero clan del 'Ndrangheta. E dico sempre che Lea da sola ha vinto la sua battaglia. È la stessa battaglia che sta portando avanti anche Denise, quindi insieme potremmo fare tanti, perché sicuramente voi ragazzi rappresenterete il futuro e sicuramente dovete essere molto più credibili di noi oggi. E Lea ci ha lasciato questo messaggio, perché la storia di Lea è sì una brutta pagina di cronaca, ma è anche una bella storia, una storia che vale la pena raccontare. È una storia di coraggio e di grande dignità. Lea oggi viene ricordata in tanti modi, viene ricordata con la musica, con il calcio, con i libri, con la fiction, con strade intitolate a Lea. È anche una pagina culturale, perché solo la biblioteca, ci sono state diverse iniziative, perché solo attraverso la cultura si possono sconfiggere le mafie. Lea, il segnale è proprio questo: la cultura, il sapere,
ci rende liberi e consapevoli di quello che facciamo. Non devono essere gli altri a dire quello che noi dobbiamo fare, perché noi non siamo consapevoli. La consapevolezza è libertà. Io dico, facciamo in modo di essere tutte Denise, facciamo in modo di essere tutti testimoni di giustizia e testimoni di verità, con la speranza che un giorno le mafie non ci saranno più. Facciamo in modo di essere tutti Denise e tutti Lea. Grazie. Okay. Siamo noi che ringraziamo la signora Marisa per questo intervento così toccante. Oggi per noi, lo dico anche per me, non solo per voi ragazzi, è stata una lezione di vita, perché ascoltare una testimonianza diretta così significativa da parte della sorella di Lea è motivo di riflessione. Avete appreso dei concetti importanti, la ricchezza da una parte, la ricchezza sporca di sangue, i soldi che vengono dal traffico di droga, dalle estorsioni, e dall'altra parte l'umiltà, la semplicità di una donna che ha pagato con la propria vita pur rifiutando il benessere. La figlia Denise, se non mi sbaglio, nel 2009, quando Lea è stata uccisa, aveva circa la vostra età, per cui provate a immaginare una figlia di quell'età e a quell'età la vostra. Scusate, non è un attentato di nessuno, è solo... Dicevo, alla vostra età, una ragazza che rifiuta la macchina, i soldi, la felpa firmata, però preferisce la maglia che le comprava la madre prima, senza il marchio, senza il logo. Io lo dico a me stesso, oggigiorno andiamo tutti dietro alle mode, l'iPhone, l'ultimo modello, il tablet, ogni anno se ne cambia uno, non lo so, aiutatemi voi, ho delle nipoti come voi, una in sala. Zio, ho comprato il nuovo smartphone, papà me l'ha regalato. Ragazzi, riflettiamo, la vita è importante, vi dovete divertire, dovete avere un futuro tranquillo, però riflettete anche che a voi non manca nulla, i vostri genitori fanno tanti sacrifici, i vostri insegnanti fanno di tutto per educarvi a vivere una vita fatta di rispetto e di regole, la vostra scuola, la vostra preside che organizza tutto. Abbiate sempre rispetto degli altri, studiate, lo studio vi renderà liberi. Io ho dimenticato all'inizio di ringraziare anche un'altra persona, e chiedo scusa, è il marito della signora Marisa, Carlo, che ha accompagnato la signora Marisa, loro sono in provincia di Crotone, per cui hanno dovuto fare 8 ore di auto, hanno per una, 2 giorni hanno lasciato i propri cari, figli, hanno 3 figli, la nipotina, ho saputo che la signora Marisa da poco, come il signor Carlo, hanno avuto una nipotina, hanno una nipotina piccola, per cui la vita va avanti.